anche negli investimenti puoi scegliere la sostenibilità e generare un impatto positivo per il futuro. Un po' come comprare bio, c'è prodotto e prodotto. Cerchiamo di capire insieme che cosa significa. Provate a pensare che il prossimo anno gusterete delle fragole dolcissime coltivate da un agricoltore che conoscete e venduto solo senza packaging in mercati selezionati. Più o meno un investimento sostenibile e responsabile funziona così. Tutto parte da una scelta consapevole che nel tempo comporta un impatto sia sul territorio che sulla comunità. Gli SRI si caratterizzano per la loro capacità di creare valore nel medio-lungo periodo. Sia per l'investitore, sia per la società emittente, ma anche per l'intera comunità. Questo perché, quando si effettua un investimento sostenibile, si effettua sia una valutazione finanziaria che una valutazione sociale e ambientale. Si possono individuare diversi parametri per investire in modo sostenibile. Un esempio potrebbe essere quello dell'approccio partendo da determinati principi e valori. Oppure si possono selezionare investimenti che rispettano norme o standard internazionali definiti ad esempio dall'ONU o dall'OSCE. I criteri ambientali sono molto importanti oggi. Non solo si possono scegliere determinati investimenti in base alla loro efficienza energetica piuttosto che all'attenzione al cambiamento climatico. Oltre al beneficio finanziario generato, che può essere misurato e rendicontato, c'è il peso dei valori che fa parte della sensibilità di ognuno di noi. Vogliamo promuovere una cultura finanziaria responsabile per aiutare i giovani a comprendere l'impatto diretto e indiretto generato dalle loro scelte. Per noi è naturale, perché siamo una banca di comunità che crea un'economia circolare. Se vuoi scoprire di più sugli investimenti sostenibili, clicca sul link. E continua a seguire la BCC per altri video sull'educazione finanziaria.